Perlini, benvenuti o bentornati sul mio bellissimo canale. Benvenuti o bentornati in un altro video spesa, ma stavolta Lidl. Sì, siamo stati dalla Lidl perché avevamo bisogno di cambiare aria, non potevamo più andare continuamente da Eurospin, non ce la facevamo più, volevamo cambiare. Scusate il viso, ma tra breve dovrebbero tornare le mie cose a farmi visita e quindi si vede tutto dalle imperfezioni, dalle occhiaie e quant'altro, ma questo è un altro discorso. Non ci perdiamo in chiacchiere, vi do il via con la sigla e ci vediamo di nuovo qui. Inizierei subito dai prodotti surgelati, che sono praticamente diventati prodotti scongelati, ma non fa niente. Allora, il primo prodottino che vi faccio vedere della Freshuna, le erbette campagnole, che era tanto tempo che non le compravo da Lidl, quindi le ho riprese. In offerta, sempre della Freshuna, c'erano le cimette di rapa italiane, tipo a 1 euro al pacco, e abbiamo preso 2 pacchi, eccole qui, in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, quindi 2 confezioni di queste. Ho voluto provare della Freshuna al misto funghi con porcini, anzi mi sembra di averlo già provato e forse comunque preferivo quello dell'Eurospin, ma ci accontentiamo insomma. Questi sono 300 grammi. Poi proseguiamo adesso con le uniche 2 cose di pesce surgelato che ho preso, ovvero le seppie pulite, se non le avevo mai comprate, 450 grammi, seppie pulite. E poi ho preso il filetto di merluzzo, quello panato nordico dell'Ocean Sea, 4 pezzi. Passiamo adesso a carne, alla carne, sì. Allora, fettine sottilissime di petto di pollo, 2 confezioni, 250 grammi ciascuna, pollo italiano. Ho preso praticamente tutto doppio, ho fatto eccezione del macinato di bovino adulto di scottona, che era in offerta, 400 grammi, e delle salsiccette di tacchino con suino e pollo, che ho preso soltanto, diciamo, una confezione e una confezione. Invece, sempre di doppio, in offerta c'erano gli hamburger di pollo, 200 grammi a confezione, quindi 100 grammi ad hamburger, e ne ho prese 2. Ho preso 2 hamburger giganti di scottona, guardate qui che spettacolo, questi sono veramente buoni, ma li vende, mi sembra, anche l'Eurospin, e sono buonissimi. La lonza di suino sottilissima, sì, 2 confezioni, perché comunque è un taglio della, diciamo, del maiale magro, 250 grammi a confezione. Ho preso assolutamente il salmone norvegese, questo taglio sashimi con sesamo, questo è spettacolare, da Eurospin non c'è, è ottimo perché non è salmone affumicato, quindi non c'avete quella cosa stomachevole di affumicato che a me non piace. Questo è proprio come il tonno, diciamo, del giapponese, il tonno, il salmone del giapponese con i semini di sesamo. Proseguiamo con i prodotti da frigo. Allora, della Milbona i fiocchi di latte, perché sono gli unici fiocchi di latte che mi piacciono. Quelli della Lidl sono buonissimi, mentre quelli di, diciamo, originali, quelli delle altre sottomarche, fanno chifetto. Poi 3 mozzarelle light della Milbona o Milbona, no OGM, eccole qui, 3 mozzarelline light. Ho preso la confezione, quella B-pack di stracchino, solo latte italiano della Merivio, questo c'ha la scatolina in plastica. La pasta brisée, dopo tanto tempo ho ricomprato la brisée, che non so se è tonda, rettangolare o tonda, scritto qua, perché ultimamente avevo preso sempre la pasta sfoglia. Poi mi sono ricordata che avevo già provato in passato la brisée, mi era piaciuta di più, quindi l'ho ripresa. Poi Emiliano si è preso i würstel di pollo e tacchino, perché a noi quelli di suino non piacciono. Ho preso assolutamente, cioè, il formaggio, che da Lidl a me piace di più, il formaggio a fette, che è il cheddar stagionato. Questo è veramente buono perché si scioglie con uno spettacolo, c'è un sapore eccezionale. E poi ho comprato l'Emmental a fette della Milbona.
una confezione di pesto della nonna mia con aglio, 140 grammi, eccolo qui, guardate che bellino. Sta, diciamo che i prodotti da frigo sono terminati. Poi passiamo a frutta e verdura. Quindi frutta e verdura, verdura, una sacchettina di cipolle rosse per zuppe d'insalate, qua c'è scritto, vabbè. Che Emiliano è amante delle cipolle e quindi mi ha detto se gliele faccio al forno, quindi se le ha prese. Poi il datterino, abbiamo preso poca verdura perché ne ho ancora un bel po' in frigo. E lo champignon, guardate un po', tadà, questo è proprio fresco fresco con la terra attaccata, perché sto riapprocciandomi al mondo fungo e devo dire che mi sta piacendo di nuovo, quindi va bene, siamo soddisfatti di questi traguardi. Frutta, perché abbiamo finito già con la verdura. Frutta, abbiamo preso questa uva qui, mix fra rossa e bianca. Poi ho preso, Emiliano si è preso una rete di arance, che non so come sono, speriamo buone, ma Valencia. sembrano belle, quindi non sono italiane, giusto? Valencia. No, no, sono italiane, di Cosenza. Eccole Sono arance qua. Valencia. Altra frutta, banane. Banane e un mix, no, un mix, una serie di vasetti di prugna a purea. E poi ho preso il mix di frutta secca invece. Guardate che bello dell'Alesto. Alesto, prugne de nocciolate, albicocche de nocciolate. Fichi denocciolati, pezzetti di pera denocciolati e basta. Ah, i kiwi, mi stavo a dimenticare. I kiwi biologici sono un po' duretti, però questi vicino alle mele, che ho due mele messe in croce, si dovrebbero maturare. Adesso passo invece alla parte diciamo del secco. Vi faccio vedere le uova. Queste sono quelle che avevo già preso la volta precedente, l'ultimo video svuota la spesa Lidl, che sono per la salvaguardia del pulcino maschio da galline allevate senza l'uso di antibiotici, mangimi OGM free, filiera certificata, insomma chi più ne ha più ne metta, buon uovo. Sono 6 uova, boba. Un pan bauletto integrale della Certossa e una confezione di piadine romagnole con olio d'oliva, sempre Certossa, 3 piadine, che queste confezioni se fatte ne compra due, sono fatte apposta, ma noi ne compriamo una lo stesso. Pavesini finti della Real Forno, questi non so come sono, non li ho mai assaggiati, speriamo mi piacciono perché fanno parte delle mie colazioni, cioè mangio solo questi a colazione con un po' di latte. Emiliano invece ha voluto virare verso un biscotto più semplice per evitare di mangiarsi un barattolo intero di biscotti nel giro di 2 giorni. Quindi si è preso i frullini riso latte. Ha detto: prendo questi che sicuramente non mi piacciono, quindi me ne mangio 3. Staremo a vedere. Poi ho preso, sempre rimanendo in tema, diciamo, snack colazioni, le barrette della Crown Wild, credo si pronunci. Le Nut Bars, queste qui sono buonissime. Queste sono con uva, anacardi, mandorle, bla bla bla. Queste sono con mandorle e cioccolato bianco. Siccome ce li ho negli spuntini le barrette, quindi le ho prese. Una confezione di Parmalat Zimilla alta digeribilità senza lattosio. Emiliano invece si è preso i suoi immancabili succhi. Ah, ti sei ripreso il succo di mela, era una vita che non te lo Sì, prendevi. volevo riprendere. Succo Sole Vita 100% di mela e poi ha preso questa cosa particolarissima perché sicuramente da poco c'era stata tipo la settimana spagnola o messicana o qualcosa del genere a Lidl e è rimasto questo zumo de mandarina espremido, mandarin juice, quindi succo di mandarino 750 ml, questo è da frigo. 100% Grandi mandarina. successi.
Mandarino spremuto, non l'hai Sì, detto. spremuto a mano proprio così. Intanto ho trovato lo scontrino e abbiamo speso 110,39 euro. Passiamo ora alla parte snack schifettuosa, ovvero le San Carlo, pepe rosa e lime. Sono le mie preferite, ma io non le mangio, le guardo. Poi Emiliano si è preso gli arachidi tostati e piccanti dell'Alesto e dell'Alesto i crispies. Vabbè, che sono tipo arachidi ricoperte di una pastella super speziata, che lui gli piacciono tantissimo. E poi alla cassa gli ho fatto vedere queste. Le gole adora la Coca-Cola, gli ho detto ma le vuoi perché sono le sue preferite. Lui ovviamente mi ha detto di sì, quindi ci siamo messi nel carrello anche queste. Le mie invece, le mie gole adora preferite sono le originali alla liquirizia. Basta. Altra parte, diciamo, schifettuosa, la Cola Zero, Coca-Cola Zero, abituata a comprare sempre la cola, ma dico cola. La Coca-Cola Zero in lattina da mezzo litro a lattina perché la Lidl vende le bottiglioni giganti tipo da 2 litri di Coca-Cola e noi non ne beviamo così tanta, quindi ho preferito prendere le mezzo litro. Aceto di vino bianco. Mi sono dimenticata di farvi vedere il cioccolato fondente all'85% di cacao. Sì, non so questo com'è. Perché noi solitamente prendiamo quello 85 della Lidl, sì, dell'Eurospin, ci piace tantissimo. Questo è molto bello, ha un packaging veramente bellissimo. JD Gross, andiamo un po'. Dal 1809 addirittura. Dunkelschokolade. Dunkel. Quindi vabbè, cioccolato fondente in sintesi. Se ci scrivo dove è fatto. In Germania. Emiliano si sta a mangiare i Goliador. Ti sei appena mangiato un bicchiere sano del gelato. Queste lo mangiava sempre. Sempre. Passiamo alle ultime tre cose che sono detersivo igienizzante o vino bianco che era in offerta a 3 euro e qualcosa, quindi abbiamo assolutamente comprato. Formil foglio cattura colori, non hanno il foglio acchiappa e smacchia che invece ha l'Eurospin, però diciamo, mi sono accontentata di questo e le sacchette per l'umido, i sacchetti per l'umido per la raccolta differenziata. Sì, ho guardato intorno, ho finito, quindi io vado a fare una doccia, mi devo andare a lavare, mi devo andare a lavare i capelli, Emiliano mi deve fare la rasatura, ma lui non lo sa, non glielo diciamo. E nulla fiorellini, io vi mando un mega mega bacione e noi ci vediamo in un prossimo video, che sia vlog, video spesa, video chiacchiere, video vari. Mega bacione!